Allora, stiamo facendo un tour fra tanti paesi del mondo e conoscendo queste quattro liste, perché ci ricordavano prima che sono oltre 120 le nazionalità presenti a Vicenza, città di sono stranieri ma che vivono a Vicenza da tempo e sono più di 120 paesi che convivono e questa è la prima cosa bella. Adesso stiamo presentando la lista che si chiama Civica Convivenza Vicenza, che raccoglie tra i suoi candidati persone di tanti paesi diversi. Cominciamo da questa signora bionda alla mia sinistra, mi ha chiesto, indovini lei di dove sono? Ho detto Ucraina, perché ho qui l'elenco, però insomma, poi diventa abbastanza facile, insomma, no? Quindi intanto vorrei che si presentasse il nome, il numero di lista e un po' della tua storia. Quando sei venuto a Vicenza, cosa fai? Lasciami. Ah, ok. E buonasera a tutti, sono Anna e vengo dall'Ucraina. Sono a Vicenza 10 anni e in Italia in totale 12, non sono tanto in Italia. E ho fatto nel mio passato, sono forse dei immigrati più antichi, attivi a Vicenza. Mi conoscono quasi tutti, magari chi con la faccia, chi con nome. Sei famosa, allora. Sì, perché sono dai primi immigrati che hanno cominciato a combattere per i diritti degli immigrati. Ti chiami Ganna, giusto? Anna. Anna, sì. Questo Ganna, forse ho sbagliato No, ma si scrive Ah, così. si scrive, però Non, si sì, pronuncia non Anna lo sì. comunque. Allora, l'idea di questo gruppo, diciamo che ci sarà fatto, l'idea quando siamo partiti con questa idea di avere un consiglio degli immigrati presso Comune di Vicenza, partita tanti anni fa. E forse sono rimasta unica tra quelli antichi che avevamo creato questa idea. A me piacerebbe che ci sia fatto un gruppo multietnico che porterà la voce di maggior parte degli immigrati che risiedono nel territorio del comune di Vicenza. Il bello è che ogni etnia, ogni nazionalità porta con sé qualcosa di bello, la loro cultura, le loro tradizioni. Io dal 2006 che faccio mediatrice linguistico-culturale. E ho a che fare con la gente delle diverse nazionalità, diverse Quindi lo fai non etnie. soltanto per gli ucraini, ma anche per altri. Sì, a me non importa da dove proviene, Ok. basta che è immigrato, ha lo stesso nome mio, perché anche io sono immigrata. Ok. E allora, noi in comune abbiamo un unico nome, siamo immigrati, però siamo cittadini di questo comune e come noi viviamo sul territorio del comune, vogliamo non solo vivere, vogliamo anche partecipare alla vita sociale del comune, vogliamo rendersi partecipi di questa vita, partecipi della vita sociale. Mi sembra un discorso, sarebbe bellissimo poterlo realizzare, no? Questo è un primo passo. Bisogna dire che insieme a voi hanno lottato parecchie persone che ci credevano. Mattia Pillan è uno che mi viene in Sì, mente, non ha mai abbandonato, lui no, non ha mai fu tuttora, abbandonato Fulvio l'idea. Rebesani, tanti. Fulvio Rebesani ha fatto Volevo la parte completare. E poi importante. anche questa amministrazione ha riconosciuto, ha dato un senso a quel lavoro perché ha votato e ha Sì. reso possibile questo esperimento, che è un esperimento non così frequente in Italia e neanche così tanto in altri paesi europei. Io ho dei figli all'estero, loro non possono votare, stanno negli Stati Uniti, non possono votare per scegliere dei rappresentanti in un qualche consiglio. Quindi lo vedo questo come un bel passo in avanti. Poi dipenderà da quanti andrete a votare, da come parteciperete a dare un senso a tutto. Però io penso che forse non ci rendiamo conto che questo è un grande passo di democrazia. Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno creduto in noi, che hanno dato supporto, perché la commissione del Comune di Vicenza che ha lavorato sul regolamento, che ci si sono impegnati e hanno dato supporto a noi, al nostro progetto. E anche assessori del Comune di Vicenza che ci hanno sostenuto tanto.
e ringrazio tutti Adesso lavoreremo per che alla fare. fine hanno votato questo consiglio e l'hanno approvato, che ci Ecco. siamo arrivati allo scopo. Ecco, adesso un nuovo paese. Fino adesso ho parlato con tantissimi candidati. Sei il primo che conosco delle Filippine tra i candidati. Sì, Dai il tuo nome, il tuo numero nella lista, chiaramente, e raccontici anche tu qualcosa della tua vita in Italia. sì. E, buonasera a tutti, grazie. Con il Comune di Vicenza per darti la possibilità di conoscere di stranieri. Di dare di possibilità di Scegliere i candidati per poter scegliere. portare delle nuove idee, immagino, Sì, io sono Rolando Rosas dalla Filippine, ho 30 anni in Italia. Io 30 anni. Cosa sono fai adesso? Che lavoro fai adesso? commerciante Commerciante. Dov'è il tuo negozio? a Vicenza. Sì, dove? In che zona? A via Scaramuccio numero 9. Cosa vendi? Nel tuo negozio cosa c'è? E io c'è un'impresa di pulizia e un'agenzia di viaggi. Ah, fai due cose, Sì, pulizie e viaggi. pulizia di viaggi. E adesso, grazie della possibilità di conoscere della nostra voce, per dare le possibilità di andare dentro del comune con gli stranieri. E questo da tanti anni che combatte come fai fare a andare dentro della politica italiana. Va bene, adesso passiamo un po' la voce a questo ragazzo, no? Ragazzi, va bene ragazzo? Allora, presentati anche tu, vai. Good evening everybody. I want to seize this opportunity to thank Parli in inglese o parli in italiano the anche? inglese. Non riesci a parlare un po' italiano, un po'? Ok, non parli in inglese, io cerco di tradurre, vai. I want to seize this opportunity to thank the Sindaco of Vicenza giving us opportunity like this to vote as a foreigner in this country. We have been looking for an opportunity like this to cast our vote so that we can be fused into the system of Vicenza. I would believe the group I belong to, this convention. Civica Convivenza di Vicenza, we are ready to work along for the Comune to make the Comune to be great. I thank you, the Sindaco of Vicenza and the Association of Vicenza, to a great opportunity like this. Tu ti chiami Vincent, giusto? Vincent Enaruna, vieni dalla Nigeria, giusto? Da quanti anni? How many years? Fa I'll be here for 10 years. 10 anni. 10 anni. Intanto vi spiego, penso fosse abbastanza semplice capire, lui ringraziava il sindaco, quindi in pratica l'amministrazione, per aver consentito che si possa andare a votare per un consiglio degli stranieri, e la considera questa una grande opportunità per poter per potersi confrontare e per poter portare le proprie istanze. One question, please. You stay here from 10 years. 10 years. Why did you not learn Italian? I speak Italian language, but not fluently. I speak it Okay. because why I'm expressing my view in this mood is that a lot of my immigrants from Nigeria, they find it difficult to speak Italian language because when they come to this country, they don't like to go to school. That is why I'm trying to kind of communicate with them in English so that to educate them so that on the day of election they can cast vote for our group so that to move the Vicenza forward. Ok, io ho chiesto perché non parla italiano, dice no, lo parla, ma non è molto fluente nella lingua, quindi per timore di non farsi capire preferisce parlare in inglese, anche per spiegare bene a tutti gli altri nigeriani che parlano inglese, per mandare questo messaggio, questo invito a venire ad andare in tanti a votare. Per questo non hanno, lui vorrebbe anche lavorare perché ci sia una maggiore presenza dei suoi concittadini, diciamo, dei suoi connazionali, chiedo scusa, perché qui ha maggior presenza nelle scuole per poter imparare anche l'italiano, per potersi inserire meglio, giusto, Vincent? È il numero 7 della lista della Civica Convivenza. Diciamo che il messaggio in inglese l'ha mandato. Io abbiamo chiesto un po' a tutti un piccolo messaggio finale a chi vi ascolta.
un italiano corto e un po' anche in ucraino, in questo caso in ucraino. Ah, ok. Così allora, altri ucraini possono capirti ancora meglio. Allora invito tutti di partecipare al vuoto perché è stato fatto, dietro di questo vuoto è stato fatto un grosso lavoro. E allora oggi sarebbe parte finale di partecipare tutti gli immigrati, dare loro voce e votare il loro portavoce, perché è importante. In ucraino? In ucraino io parlo quattro lingue, allora scegliene una per poter parlare con un gruppo che è numeroso. Allora, come rappresento Ucraina, parlo in ucraino. Perfetto, questa volta. Anche beh, è un paese adesso dilaniato da una guerra in corso, non dimentichiamolo, sì, che parliamo tanto di guerre, parliamo tanto di metà mondo in guerra in questo momento. Se guardiamo i paesi del mondo in cui c'è un conflitto, la terza guerra mondiale, se io cito il Papa, poi ognuno proprio la terza guerra mondiale c'è già. Adesso noi ucraini siamo vicini alla Siria perché capiamo cosa sta succedendo in Siria. Magari l'altra parte del mondo non può capire così bene quanto capiamo noi cosa c'è in Siria, perché noi abbiamo vissuto. Ma state vivendo ancora adesso in Ucraina grandi problemi, no? Adesso, grandi problemi. Quella pressione che adesso c'è in Siria, perché lo stesso problema c'è in Siria. Ok. Un messaggio in ucraino. Запрошую всіх взяти участь у виборах, тому що це дано право вашого голосу, і ваш голос буде мати дуже важливе значення. Puoi tradurmi quello che hai detto? Che invito a tutti di partecipare al voto perché la loro voce avrà un valore molto importante. In Nigeria parlate inglese o parlate francese? Scusa. Parla inglese. Inglese. Vuoi fare anche tu un altro messaggio rapido in inglese? I want to use this opportunity to give applause to all Nigerians that is residents in Vicenza. Please, on the 14th of February, please come and cast your vote for Vicenza, so that I believe, hoping on me, our problem is going to be resolved. May God bless you all. E anche in Nigeria, ricordiamoci, c'è una guerra in corso. Sì, sì, sì. È un altro dei tantissimi paesi in cui si combatte e si muore. Non si sa per chi, per alcuni interessi probabilmente. Economici. L'ho detto prima. Quando si parla di terrorismo, quando si parla... non abbiamo il tempo, ma la gente muore, ma è per interessi di altri. E non è guerra di religione, non è guerra di cultura. Qualcuno fa i propri interessi e qualcuno muore. No, purtroppo qualcuno fa i propri interessi e milioni muoiono, è un po' diverso, il numero è diverso perché gli interessi sono di pochi, la morte è di tantissimi. A lot of country, like my country today, is there's a little problem from a political problem which have resulted to terrorists. Though it occurred in northern part of Nigeria, but I believe by the new president we have, that is retired General Buhari, is trying his best to resolve the terrorist. I pray we should, with our support here, our country will make our country proud. We will make the country we belong to, we have been living, which is Vicenza, will make you proud by your support. May God bless you. Okay, grazie. Si è capito. In filippino, che dici? Un messaggio in filippino ai tanti filippini di Vicenza. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Kayo po ay aking inimbitahan na bumoto at lumabas para sa atin pong kinabukasan. Kayo po, ako po ay humihingi sa inyo ng isang boto para po magkaroon tayo ng isang taong katulad ko sa loob ng community Vicenza. Kayo po ay, ito po ay isang laban natin. Hindi laban ko ito, laban po natin lahat. Kaya ito po ang pagkakataon para natin may pakita at mataas ang ating antas bilang Pilipino sa bansang ito. Ito po ang pagkakataon natin para po maihayag natin at makilala tayo bilang Pilipino. Salamat po. Rapidamente in italiano, un piccolo riassunto. Per tutti gli stranieri, io dico con questo, votate e scendere e dare possibilità di dare un voto per scegliere una di noi, quale che più dare la possibilità di aiutare nella nostra necessità. Questa è una possibilità di fare
e combattere e conoscere la nostra idea e la nostra necessità. Tutti quanti noi, quando hai c'è possibilità, dobbiamo andare da votare. Ti ripeto, questa è la nostra opportunità. Non devi lasciare a casa, dormire, scendere e votare. Questo è la nostra a futuro per domani, perché non soltanto noi, questo è da futuro della nostra figli. E così, ti ripeto, scendere e votare. Grazie. Allora, un filippino, un'ucraina e un nigeriano, tutti uniti con Civica Convivenza Vicenza. Grazie, adesso sentiamo altri candidati. Grazie. Grazie. Continuiamo con la carrellata di candidati della lista Civica Convivenza Vicenza. Alla mia sinistra c'è un personaggio notissimo, ma ne parliamo dopo perché è conosciutissimo, è anche uno showman. A destra abbiamo una bella ragazza, bionda. Mi dici intanto il tuo nome e il numero di lista. Io sono Pina Blerina, vengo da Albania, nella lista il mio numero è 3. Hai detto che sei un po' emozionata, quindi parliamo con un altro Pina, anche se non è tuo marito, ma è un parente comunque, sì, no? Sì. Buonasera a tutti, grazie per l'occasione. Io sono Pina Gentian, sono nella lista della Civica Convivenza Vicenza e sono con il numero 2. Raccontaci un pochettino la tua vita. Sì. Lascia un po' per cortesia. Sì. Io sono venuto qua 14 anni fa e mi sono trovato subito coinvolto nella vita di Vicenza, anche perché ho lavorato nella ristorazione, allora sono sempre stato in contatto con la gente. E mi sento cittadino di Vicenza. Abbiamo avuto poco tempo per organizzare la lista di Civica Convivenza Vicenza, volevamo coinvolgere più persone possibili, anzi una mancanza che mi sento un po' in debito, non abbiamo coinvolto anche i nostri fratelli kosovari, noi dell'Albania siamo solo 2 rappresentanti albanesi in tutte e 4 le liste. E comunque parliamo anche nel nome dei nostri fratelli kosovari che sono albanesi, cioè siamo tutti albanesi, siamo proprio pari a pari. I confini non li ha creati il Signore, i confini li hanno creato le guerre. Speriamo che le guerre finiscono, ma le guerre non finiranno mai senza che le persone si coinvolgano in modo giusto, in modo positivo. Nel senso, le persone devono partecipare se vogliono una cosa, se vogliono la pace, se vogliono la bellezza, se vogliono modelli di vita pacifici. Le persone devono coinvolgersi. Un mezzo bellissimo per coinvolgersi è la politica. Si dice che la politica è brutta, ho sentito le persone che dice non mi interessa, non mi piace. Non è che non le interessa, a tutti interessa essere. Politica vuol dire lingua del popolo, il popolo parla fra se stessi, parla con altri popoli. E a tutti interessa esserci, però si sentono usano le parole non mi interessa perché vogliono. Secondo me vogliono esprimere che nessuno si interessa di quello che diciamo noi, invece no, le persone se si uniscono, se parlano, ognuno a modo suo, è come nelle canzoni, una voce è debole, più voci sono forti. Benissimo, vedo che è un politico, Aziz. La gente purtroppo parla male della politica perché oggi la politica è associata con male, perché oggi la politica non è più confronto di idee, politica viene dal greco, polis, città, quindi sì, confronto, sì. Ma perché purtroppo molti fanno politica per i propri interessi. Dobbiamo cambiare questo andazzo e potrebbe darsi che il Consiglio degli Stranieri, che nasce, ricordiamo, su base volontaria, con possibilità di intervenire con consigli comunali, quelli ufficiali, però senza diritto di voto, quindi portando idee, ma senza neanche avere un gettone di presenza, quindi completamente in maniera disinteressata, forse è un esempio di politica che si fa per farla, quindi per fare qualcosa e non per mettere dei vantaggi in tasca. Pina, sei pronta a dire qualcosa oppure passo prima a Ziz, così ti ambienti ancora di più in questo studio? Ma vai che sei... Ti volevi far pregare come tutte le donne. Vedi, qua, dipende. Giù, dipende, esatto. Dipende. Quando sei arrivata a Vicenza, scusa, ricordami? È 2006. Ma direttamente a Vicenza o in Italia prima? Direttamente a Vicenza.
Vicenza, sì. Ma ecco, cosa ricordi del tuo paese? Beh, le cose belle, però qua ho la famiglia adesso, Tutta qui la famiglia, la tua famiglia tutta qui? Beh, la mia che ho La tua costruito, personale, sì. Sì, costruito io, però anche là, per me all'inizio qua era un paese strano, perché ho lavorato là in Albania come insegnante e sono venuta qua senza lavoro. Certo. Cosa insegnavi? Lingua albanese. Adesso qui cosa fai? Adesso io lavoro a scuola albanese qua in Vicenza. Quindi insegni cosa? La lingua albanese. La lingua albanese. Ai bambini. Ai bambini che comunque imparano l'italiano. Sì, okay. Vanno nella lingua della scuola e poi conservano il legame con la propria terra, sabato conoscendo la propria lingua, con i genitori. Perfetto, questo è anche importante perché è vero che bisogna integrarsi, sì, ma non bisogna abbandonare le proprie origini. Bisogna... Sì, perché siamo albanesi, la nostra origine è là. Certo, ma mi sembra però giusto. Però viviamo qua e dobbiamo abituare con la vita qua. Va bene. Non ti faccio una domanda su una brutta frase che ha detto un nostro assessore questi giorni qua, ma che è meglio cancellare certe cose. Allora, Aziz, scherzavo con te, sei una persona molto attiva, ti dai sempre da fare continuamente per portare avanti una serie di idee. Tu sei del Burkina Faso e ti avevo già presentato pochi giorni fa. Comunque, ecco, tu sei un po' l'ispiratore della lista e sei uno che da anni sta lottando per avere la possibilità di portare la voce degli stranieri anche a livello istituzionale. Si sta avvicinando alla realizzazione di un sogno, quello di essere presenti come stranieri, ma ci siamo sempre detti in questi giorni che la prima vittoria sarà la partecipazione numerosa al voto. Sì, quello è vero, e la partecipazione numerosa al voto sarebbe la più ideale, così si vedrà che i migranti sono coinvolti e hanno anche amato questa proposta del comune, e quindi è per questo che ogni giorno, ogni secondo che viene, noi chiediamo ai immigrati il giorno 14 febbraio di andare a votare. Direi di andare a votare, ma votare chi che vuole, votare la lista, soprattutto la lista che ha un programma chiaro. Votare la lista che ha un programma chiaro non vuol dire votare me o votare l'altro, ma votare chi lo para. Non si vota perché uno è del mio paese, non si vota perché uno è mio amico, ma si vota perché ho fiducia in questa persona. Si vota perché so che questa persona ha la capacità di proporre, so che questa persona ha la capacità di attirare la gente, so che questa persona ha la capacità di unire tutta la gente per poter raccogliere tutte le proposte, le idee di parecchie persone e portare al consiglio comunale. Credo che questo qua che sarebbe molto importante, per me la visione di questi sono numerosi, questi sono deboli, questi sono pochi, poco importa, quello che importa è l'ideologia, le proposte, le migliori proposte, le buone idee e una buona organizzazione. E questo qua che noi stiamo cercando, e auguro che il gruppo che sarà eletto sia un gruppo di persone veramente capaci di proporre certe cose e belle alla città di Vicenza, perché le proposte e le idee sono questi i frutti di queste elezioni. Se non ci sono, se vengono votate persone che non, o gruppi che non sanno niente, e non avranno neanche idea di proposte, e questa elezione comunque è stata fatta, però non avrebbe tanto senso. Quindi votate le liste al secondo il programma, al secondo le capacità, al secondo l'esperienza, e da lì credo che i immigrati ultimamente sono molto coinvolti e andranno a votare. Ecco, noi la prossima settimana, prima del giorno delle elezioni, faremo dei confronti fra le liste in cui si potrà parlare proprio di quello che tu dici, dei programmi. Sì. In questo giro stiamo presentando le liste e soprattutto i candidati, in modo che siccome ci mettete la faccia, no? è un modo di dire, è importante che vi vedano. Tu quando arrivi in Italia? Sono arrivato in Italia da 98. 98. Direttamente a Vicenza o dove? Direttamente da Vicenza, perché non ho immigrato, sono venuto tramite il ricongiungimento familiare. Ok. E quindi dico non ho immigrato perché mi sono alzato per venire qua perché vado a immigrare. E sono i miei parenti che hanno dovuto portarmi qua per essere a fianco di loro.
E ecco. Cosa fai adesso come lavoro? Adesso io faccio corriere. Per conto tuo oppure per una ditta? Ok. Per una ditta. Allora, torniamo un pochettino a Pina, di nome mi ricordo, scusami, Lerina. Blerina, così dopo ti lasciamo andare perché so che hai altri impegni in famiglia, così almeno ti liberiamo, no? Ecco, l'abbiamo chiesto a tutti. Un tuo piccolo messaggio a chi ti sta ascoltando. Noi stiamo parlando adesso, intanto, a tutti gli stranieri. Speriamo che ci vedano in tanti. Per portarli a votare. Poi ripeto, io non sono di una lista, quindi sono d'accordo con lui che l'importante è che vengano in tanti, che vadano in tanti a votare. Poi ognuno sceglierà in base ai programmi, in base al paese, in base alle conoscenze. Ma il più grande successo di chi ha lottato per rendervi possibile questa. La costituzione di un consiglio di stranieri per l'amministrazione comunale che ha lavorato perché fosse attivata, il più grande successo sarà partecipare. Se andassero in pochi a votare sarebbe una sconfitta per tutti. E anche se uno vincesse sugli altri, avesse tanti consiglieri, però portando poca gente a votare, io penso che rappresenterebbe anche poco, perché è la partecipazione che dà la forza. Detto questo, un tuo messaggio in italiano alle donne albanesi, diciamo a questo punto, visto che sei donna, ma anche maschi, perché no? E poi lo fai in italiano e poi lo fai per cortesia anche in albanese, nella tua lingua, in modo che ti possano comprendere anche un po' tutti i conoscenti, perché poi gli albanesi in particolare penso che sono tra quelli che conoscono di più l'italiano, proprio per tradizione, televisione, altre cose. Ecco, prego. Con poche parole, con io poche parole. volevo dire alle donne albanese, andate a votare a 14 febbraio, perché io so che le donne albanese sono un po' chiuse e non vanno a votare. Andate a votare, votate quello che volete, meglio Sì, o meglio, invece. però andate a votare, questo è fondamentale. Ecco, e lo dici per cortesia anche nella tua lingua, in Sì, albanese? i bëj thirrje të gjitha grave shqiptare, però të gjithë shqiptarve dhe kosovarve, shkoni të votoni në 14 shkurt. Shkoni të votoni për të bërë diçka të re për gjithë të huajt që ndodhen këtu. Faleminderit. Tutto Grazie. chiaro, io ho capito tutto, sono d'accordo con te, grazie per la tua partecipazione, so che Grazie devi andare, vai pure, e tanto a te. Grazie. viene una tua collega di lista. Ciao. Aspettiamo che arrivi il nuovo acquisto, un'altra donna. Ecco, perché donne? Perché ricordiamolo che si può votare, si andrà a votare, si deve votare il 14 febbraio, ma quando si andrà a votare si potrà scegliere per la lista, senza indicare nome, se uno sceglie quella lista e poi lascia ad altri scegliere, oppure si può votare per un candidato uomo o donna, ma si può anche votare, come in base alle nuove normative italiane, per due candidati. In quel caso però devono essere un uomo e una donna, oppure una donna e un uomo, altrimenti il voto non è valido. Questo è per dare più spazio alle donne. Ecco, Ok. però è qui la mia vecchia battuta che voi già comandate, vabbè, comunque sia. Tu di che religione sei, scusa? Sì, Religione? Musulmana. perché ho dimenticato di chiedere a Pina, o Ortodossa. tu ti ricordi, quindi Sono perfetto, sei ortodossa. parente, quindi ortodossa. Perché ricordava, non mi stanco di ricordarlo, Sì. in questo consiglio comunale degli stranieri ci saranno tanti popoli rappresentati, ma anche tante religioni. Sì. E questo è un fatto molto positivo, perché che parlino fra di loro persone, intanto, che sono tutte persone, qui sono uguali le persone. Ma di religioni diverse può essere un grande passo avanti, perché oggi si parla molto, si parla a bambera, uso perché tu sei musulmana e partecipi, voti, sei presente, non hai vincoli particolari, perché c'è una parte di musulmani chiusi, una parte di musulmani aperti, come c'è una parte di cattolici tradizionalisti e c'è una parte di cattolici un po' più avanzati, questo vale, dipende però dalle persone. Tu sei di dove? Sono di Burkina Faso. Burkina Faso, come Aziz. Sì. Ah, quindi sono anche cose carine in Burkina Faso, non solo Aziz, insomma. No, mi stavo preoccupando io, mi stavo preoccupando. Burkina Faso, Aziz. Mi ripeti il tuo nome per cortesia? Intanto grazie di essere qua oggi, questa sera, avere questa occasione per dedicare un po' di cose di nostro gruppo di civica convivenza Vicenza. Io mi Vicenza, sembra chiamo vicentina. Vicenza. Sì. Il mio nome è Nonni Bara Fissitu,
Vengo di Burkina Faso. Che numero nella lista? Numero 5. Numero 5. Ok. Io sono venuto Quanti anni fa sei arrivata in Italia? 98. Direttamente a Vicenza o in altra? Direttamente a Vicenza. Cosa, tu in Burkina hai studiato, cosa hai fatto? Sì, in Burkina ho studiato fino a seconda e terza superiore. Ok, beh, qui cos'è, lavori oppure? Adesso sto facendo lavoro domestica. Prima che cosa facevi? Ho fatto imprese pulizie in giro. Cercavo di lavorare. Ore, sempre lavorare, quindi finalmente adesso ho mio quindi lavoro. Anche le donne musulmane devono lavorare? Sì, sì. Che in certi paesi non le fanno lavorare, mi sembra. Sì, però adesso le cose sono cambiate. Non dappertutto, speriamo sì, che cambino. Le cose sono cambiate. Esatto, sì, esatto. Sì, sì. Ecco, allora intanto grazie perché vedo che sei molto spigliata. E poi Burkina Faso, Burkina comunque è una terra che è stata massacrata da guerre, no? Quindi non dimenticare, qui siamo tutti felici di questa opportunità, però purtroppo lo ricordavo prima anche in altri incontri, metà del mondo è in guerra. In questo momento più della metà dei paesi del mondo hanno conflitti locali, guerre, morti e il discorso sarebbe molto lungo, parlavamo prima che per gli interessi di pochi muoiono tantissimi altri. Sì. Torno a te, all'Albania. Sì. Ecco, un tuo messaggio, un po' rapido, in italiano a chi, per far capire a vicentini, agli italiani, il tuo messaggio. E poi in albanese, anche tu, rivolgiti al tuo popolo, anche se ormai il tuo popolo spero che si allarghi, no? Sì. Allora, mi rivolgo a tutti gli stranieri residenti a Vicenza di età superiore a 18 anni con il permesso di soggiorno e carta di identità, presentarsi a votare... E con la residenza a Vicenza, ricordiamo, giusto? Residenza a Vicenza. Quelli che non hanno la residenza a Vicenza spingono i loro parenti e amici che vivono a Vicenza ad andare a votare il giorno 14 di febbraio, che è domenica, per tutto il giorno. Le famiglie devono presentarsi tutti, marito e moglie, perché la partecipazione al voto deve essere alta. Un particolare attenzione, noi siamo qua non per rappresentare una religione, perché io sono misto, nel senso che il mio papà è ortodosso, la mamma è cattolica, però i miei parenti sono musulmani. Volevo dire solo che per me il discorso religione e avere cultura, la cultura, io posso aver letto un libro, tu magari puoi aver letto un libro diverso, però i valori dei libri sono gli stessi, i libri trasmettono valori e noi condividiamo i valori, i nostri valori sono il bene. Cercheremo di fare senz'altro qualcosa per tutti gli stranieri di Vicenza e questo è il primo passo, il Comune di Vicenza è all'avanguardia, Vicenza è sempre stato un paese in avanguardia, Vicenza è sempre stato visto in modo positivo non solo dall'Italia ma in tutto il mondo, Vicenza vuol dire qualcosa per la gente, io lo so e tutti voi lo sapete. Il voto è un strumento, cioè è una vittoria grandissima, le persone sono morte per avere diritto di voto, noi qua lo abbiamo gratis, sì, l'abbiamo guadagnato con la nostra onestà, con il nostro sorriso, con la nostra partecipazione tra la gente, con il nostro essere qua, mandare i bambini a scuola, nel senso noi siamo già parte di Vicenza, siamo già parte del territorio, aggiungiamo qualcosa in più, aggiungiamo il voto, ci vuole, se no siamo noi che ci auto-escludiamo. Abbiamo l'opportunità di farne parte, facciamone parte, andiamo a votare. Benissimo, vedo ti ho detto di essere sintetico, sì. Quindi ti devo fermare altrimenti non finiamo più. Sì. Allora, con sintesi a questa volta, in albanese. Përshëndes të gjithë bashkëshëtetasit e mi shqiptar, si brenda dhe jashtë territorit Shqipërisë, të prezentojnë, të votojnë, na votojnë ne, të votojnë çfarë do liste që ata dëshirojnë, është e rëndësishme të votojmë. Ne kemi pas gjithmonë një rol në Itali edhe duhet ta kemi gjithmonë, ne kemi kufirin mes, sidomos tani që prezentohen shumë shtetet ndryshme, ne duhet bëjmë rolin tonë, duhet kemi maksimum e votave, duhet kemi të parët. Faleminderit. Grazie. Grazie. Hai visto, l'albanese è più sintetico dell'italiano. Sì, sì. È l'italiano che si allunga.
Allora, Aziz, sì. Siccome dobbiamo far chiudere sì. l'intervento una donna, bene. Tu non ti offendi che, no, sei penuto, perché dopo dobbiamo lasciare questo... Cioè... Non si offendono mai, non si oppongono mai... Poi i politici non si possono offendere, no? No. Giusto? Io non sono un politico. Ma stai trattando... Non sono un politico. Stai trattando con le altre liste... Trattare con le liste, stiamo collaborando, anche perché è un bene comune. Credo che tramite i quattro gruppi bisogna capirsi, conoscersi, collaborare, perché alla fine è per cercare a dare un contributo positivo. E quello che importa, che sia 4 o 5 o 10 liste, quello che importa è portare delle proposte favorevoli alla crescita, allo sviluppo della città. Ecco, ho notato una cosa, Zizi, poi tanto ne parleremo anche negli incontri tra liste. C'è, a Vicenza c'è una forte componente, parlo di Vicenza città, c'è una forte componente di residenti cinesi. Non c'è nessun cinese nelle liste. Avete provato a includerli, non è stato possibile, non si sono organizzati. Qual è il motivo di questa non presenza dei cinesi, che pure nell'economia contano parecchio, come numero non sono pochi? Come mai, secondo la tua idea? La mia idea è che i cinesi sono molto chiusi proprio nel loro concetto, perché abbiamo cercato più di 4 volte a coinvolgerli, a dialogare, a scambiare, a convincerli a partecipare a questi tipi di lezioni, che non è mai stato successo qua a Vicenza. Però ogni volta che cerchiamo di aprire un legame, un collegamento con loro, quando scoprono che è un discorso di elezione oppure per rappresentare gli immigrati, si tirano indietro. E tantissimi anche, anzi il volantino del comune, quando andiamo per lasciare nel loro negozio o bar, rifiutano categoricamente di tenere questi volantinaggi ufficiali nel loro locale. Quindi io trovo ancora... Dovete lavorare anche con loro e per loro, per cercare di farli partecipare. Io credo, no? Che ancora è questo qua il grande lavoro che aspetta il consiglio che sarà eletto, di cercare a trovare un canale, un percorso a collaborare con i cinesi, a trovare un canale in modo che i cinesi partecipano tutti i consensi di scambio di idea, perché alla fine anche loro... Perché è una grande mancanza. Grande mancanza, sì. Senti, una cortesia, in Burkina adesso, com'è la situazione? Adesso la situazione è diventata civica, perché i militari non hanno più il potere, e adesso sono persone civili che è stato eletto presidente. Ci sono state le elezioni democratiche? Sì, oppure... le elezioni democratiche, cioè, è andato molto bene e credo che la popolazione è contenta. Anche in Albania ci sono elezioni, no? C'è stato un periodo di lunga dittatura, ma poi ci sono state elezioni, no? Sì, dopo la caduta del comunismo l'Albania si è aperta, ci sono state le elezioni. Noi speriamo che non ci sia più il confine tra l'Albania e il Kosovo, quello è il mio sogno maggiore, perché se due fiumi influiscono creano un fiume più grande, più liscio, senza barriere. Quello è il mio sogno nel discorso Albania. Il resto l'Albania andrà con i suoi passi in modo naturale, l'importante è che vada in modo naturale. Ok, forse questo ho chiesto anche la conferma all'amico albanese, in Albania comunque si è tornati alla democrazia, in tanti altri paesi, la maggior parte dei paesi con cui ho parlato prima ci sono comunque delle elezioni, in Burkina, che è stato il terreno di tantissimi morti, sì, giusto, no? Sì, sì. Ci rivolgiamo anche a loro, ci sono le elezioni. In Cina non è ancora presente, non c'è la possibilità di andare a elezioni democratiche, perché votare per chi già ha vinto è un po', non è proprio, forse questo può darsi che questa abitudine a non scegliere stia influendo anche per i cinesi che vanno fuori dalla Cina, che gli rimanga questo distacco dalla volontà di votare, perché non sono abituati culturalmente a votare. Forse può essere. Può essere, ma forse no, perché quando si parla di integrazione bisogna adattarsi nel paese in cui si vive. Pare che i cinesi hanno più di 10 anni forse in Italia, almeno la cultura italiana devono adeguarsi. Credo che
e chiudersi non è una soluzione. Ok. Un messaggio nella tua lingua, mi ricordi come si dice la tua lingua? La mia lingua è lingua, in Africa, in Burkina Faso abbiamo quasi 72 lingue. Qual è quella diverse. Più parlata? Quella più parlata è il More, che capisco abbastanza meno. Ma la lingua ufficiale qual è comunque? La lingua ufficiale è francese. E quindi tu ai tuoi compatrioti vuoi parlare in francese o in quale lingua? Vorrei parlare con mia lingua. Benissimo, che si chiama? Che sarebbe Bissà. E quanti sono quelli che parlano Bissà? Quelli che parlano Bissà, il 90% del Burkina Faso in Italia sono Bissà. Ah, quindi parli la maggior parte dei residenti. Ecco, benissimo, ecco. Prego, ha un tuo messaggio in Bissà. Moko ya da one, mangama pe one, kawon jun wojo, kawon wo votebe, aboko amanga kuba wo bojo. Donc, bimintu mawe, kwa ya wapa, ilo son narakana zona, votum. A necessaire guabiema a necessaire ko to wuti donc a tonto basa e una gamene vinyo sa komunu nao une residence ke ta sejour ukum sejour reci kane 40 ke ya voto da ke uta ke ya voto da be guabra ji sa nyura pa aparma e menga vote kun gua ka menga vote be kam mo vota na na ga mo dalo vote mo lwa ke mu mudenda kwa ye ka ye ya dokuta ke ngua ka gua vote e mo voté ke gamo e mo dan lo voté mi wa ko ko ba wa na a to aboko ha ko pedba Burkina Faso jindi pedba ko ganye ba Burkina Faso e ganye ba grazie mo barka da tu parli Bissà? Sì. Hai capito quello che ha detto? Sì. Io ho capito tutto. voglio controllare che tu hai capito, quindi adesso me lo dici in italiano e se traduci male io ti correggo. Scusa, vedi che se sbagli quello che ha detto, io ti correggo, eh? No, ma intanto come lei ha capito tutto, quindi non serve più tradizione. No, ma serve per le persone, no? Io ho capito tutto, ma mica non è giusto che traduco io, solo dico ha tradotto sbagliato. Allora, tu traduci quello che il concetto, l'idea che ha detto. Quello che ha detto Aziz, prima di tutto ha salutato la nostra comunità, il nostro giusto, parente. Brava, beh, mi ricordo. Quindi ha chiesto al nostro parente, chi che abita qua, chi che viene di Burkina Faso, che abita qua a Vicenza, che ha la residenza a Vicenza, può uscire e venire a votare il giorno 14 febbraio. Quindi è quello che... Quello che avevo capito io allora. Allora adesso tu sai cosa fai? Ti ringrazio, ma però sei stato un po' disattento perché ha detto più cose, vedi? Quelle altre cose le ha detto i cinesi. Ah, l'ha detto ai cinesi e non si può capire. Allora senti, sì. Lui ha detto che il 90% dei Burkina Faso conoscono il Bissà. Sì. Tu cosa diresti al 10% che non conoscono il Bissà? In Bissà? Non gioco, parlando nella loro lingua, sì. Una piccola, dillo un po', adesso dico, alle donne di Burkina Faso, sì. Anche agli uomini chiaramente, ma anche alle donne, musulmane anche, io aggiungi una frase anche alle musulmane, che sarei contentissimo che un giorno si parli, ci si confronti sulle religioni, sì. si confronti sul ma mi è piaciuto quello che ha detto lui, si può leggere su libri diversi, intendevo immagino sì. libri di religione, sì, no? Sì. Però il messaggio è sempre uno nei libri, la pace sì. e il rispetto, sì. tutto l'altro viene interpretato da qualcuno a cui fa comodo interpretarlo in un altro modo, quindi vorrei che tu parlassi alle donne del Burkina, ma anche alle donne musulmane, sì. per favore. E di conseguenza a tutte le donne, sì. perché anche a noi cristiani, non sono grande praticante, ma anche a chi è buddista e così via, io penso che un messaggio da donna a donna sia importante. Sì, anche che poi le donne, lingua, no? anche dopo nella tua lingua, anche, un po' in italiano e poi nella tua lingua comunque, perché voglio conservare un ricordo nella tua lingua, anche, come ho fatto con tutti così. Okay. Perché comunque bisogna rimanere se stessi. Sì. Tu dici Vicenza, io non riesco a dirlo Vicenza, però non ci riesco proprio, però conservare la propria cultura, che il proprio dialetto, ma anche tra italiani, è importante. Non bisogna esagerare perché diventa integralismo, diventa chiusura. Però se uno si apre al mondo, però a memoria delle proprie origini, questo è cultura. Ok. Mio appello a tutte le donne, prima di tutto buonasera a tutte le donne.
sia musulmano cristiano, sia africano, sia Burkina Faso, sia cinese, sia quelle che è, tutti stranieri, delle donne che vivono qua a Vicenza. Belle, brutte. Belle, brutte. Tutte belle. Questo è il mio appello, venite a votare. Il giorno 14 febbraio è un giorno di San Valentino, però dobbiamo pensare che dobbiamo uscire a venire a votare per avere i nostri diritti, per avere la nostra integrazione, soprattutto noi le donne, soprattutto le donne Burkina Faso, soprattutto le donne musulmane che siamo chiusi dentro. Io vi prego, uscite, venite a votare, non costa niente, contiamo su di voi, il vostro voto è la nostra forza. Viva le donne! Bravissima! Allora, scusami, prego. Ok, mo dagnero ka iruaki, mo chiamo mo danzono jili, mo yera oha. Le 14 février a to ka bo abra voto ta. Voto va important. Burkina la lo jili, si a morwa, chrétien wa kwa iwo ho de. Ana gana uta vichen sana ni resistance mbe. Mo yera oha a to ka bra voto ta. Ka o borwe mo nimberowi. Numero 5 monta, numero sor. Donc moi yara o ha aya o dani za so mo da kumoru na so numero de mbentam ka o vote bi ka mo vote donc ka o aziz ka o vote bi ka mo vote so ka bu vote wa loke donc moi yara o ha donc occasion ya kana wo ka occasion na malat wo bra yire donc o sukurba o bo to na me ku yo bo dina na wo konaro wo dora balat wo konaro donc kere be ku wonu tonto kana manga ke soprattutto wo nyen ni nyiro wo abako ko perde ba ku wo nyen nyiro na ya no perde ba donc moi yara ha gandara ka sukurba bo grazie. Sono d'accordo con te. Grazie e ci vedremo con i dibattiti. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie.